Ciao ragazzi, benvenuti su Nova Reaction, io sono Uso, oggi ragazzi siamo qui nella Stream House. Oggi ragazzi siamo qui per vedere qualcosa di un pochettino strano. Allora, in che cosa consiste? Oggi guarderemo più o meno il dietro le quinte delle pubblicità, ma soprattutto le pubblicità in cui parlano di cibo. Ovviamente noi vediamo sempre nelle pubblicità che c'è sempre del cibo davvero perfetto, tutto bello gonfio, capito? Con dei bei colori, poi quando tu lo vai a comprare realmente, vedi che è tutt'altra cosa. Quindi, oggi dovremo assolutamente capire come funzionano queste pubblicità, perché io sono davvero molto ma molto curioso, perciò voglio assolutamente vedere il dietro le quinte. Perciò, raga, vi porterò con me. E perciò, ragazzi, non perdiamo assolutamente tempo e iniziamo subito. Allora, abbiamo dei pancake. Ah, avete mamma, oh, cioè, oh, un attimo. Cioè, siamo già partiti a bomba. Da come avete visto, ci sono i pancake, poi ci mettono dei pezzettini di cartone per renderli più grandi, capito? Per rendere ancora più belli alla vista. Cioè, ecco perché a me non sono mai riusciti bene i pancake come nelle pubblicità. Ecco perché, quindi non sono io quello scarso. Cioè, no. Cioè, io sono comunque scarso, sì. Però, cioè, non così tanto. Perché, cioè, raga, guardate. Cioè, nella pubblicità ti fanno sembrare tutt'altro. Beh, buono con lo sciroppo d'acero, Cosa? No, no, raga. Un attimo, dovrei mettere assolutamente indietro. Quindi quello non è sciroppo d'acero? Nelle pubblicità? Usano l'olio del motore? No, non è possibile. Guarda tu. Sembra sciroppo d'acero. Guarda lì. L'olio del motore. No, raga. Ma mi stanno prendendo in giro. Ma non è possibile. No, no, spero di no. Ok, allora, fin qua. Astuzie cadenti. Ah, per avere più spessore. Olio vegetale, bene, Ale. Un po' di che... Guarda lì. Guarda, ecco, ecco, ecco. Esattamente, raga. Questi sono i panini che vai a comprare. Voi, raga, ditemi, vi sembrano così i panini? Assolutamente no. Guarda, guardate quanto sono belli. Poi vai di là. Va bene, lo vai a comprare, guarda qui. Cioè, no, è una menzogna. Ecco, guarda qua. Cioè, non è possibile. Allora, qui abbiamo della colla. Poi, che cos'è sta roba? Ah, i cereali? No, vabbè. No, vabbè. Ha usato la colla al posto del latte. Così vedi che tutti i pezzettini, sia di fragola che di cereali, cioè, non vanno giù, non si sprofondano. No, vabbè, raga. Sono assolutamente dei geni loro. Ok? Cioè, sono troppo bravi. Ok, sapone. Devi lavare il bicchiere? Ma cos'è, birra? È per far più schiuma? Aspetta, vediamo quella reale. No, raga, che cosa sto vedendo? Ma io non ci credo. Perché se guardate bene quella commerciale sembra quasi olio. Boh, non lo so. Non lo so, raga. Il real, cioè, da miei amici, quando loro si versavano la birra, cioè comunque la schiuma sbucava. Non lo so. Forse questo non è totalmente vero. Allora, chissà che cosa ci crei adesso. Che cos'è? Zucchero filato? No! No, gelato! No, vabbè, raga, manco il gelato. Ah, perché sennò si scioglie. No, vabbè, raga, manco il gelato. Ma che è Attack? No, raga, è Attack! Ma ci sta attaccando. No, vabbè. No, raga, non è possibile. No, raga, dopo questa io me ne va. Ma raga. No, vabbè. Ciao, ragazzi, ciao. Ma ci rendiamo conto di ciò che sto... No, no, cioè, non riesco manco più a parlare. No, 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 ma... E adesso che cosa farà? Ah, beh, scommetto che questo sarà per colorarlo, di sicuro. No, beh, almeno la cottura penso che sia vera. E non è vera manco quella! Ma dai! Ma è tutto fake qua? È tutto finto, allora? Da oggi la mia vita è totalmente cambiata. Io non guarderò mai più la TV nello stesso modo. Mi sono rovinato tutta l'infanzia, tutto. Tutto mi sono rovinato, guarda qua. Allora, sinceramente, a parer mio, è meglio quello vero. No, 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 no. No, raga, ok, qua hanno totalmente sbagliato, ok? No, 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 no. Qua sto sulla parte del real, assolutamente. Cioè, l'hanno colorato, ma che cos'è? Ok, qui schiuma da barba.
Cosa fai con la schiuma da barba? Se... Aspetta, volevo dire... No, beh, certo! Sì, sì, raga, ovviamente voi nel real ci si sarà così. Però, beh, onestamente, chissà quanto staranno a registrare loro, quindi non saprei. Non lo so. Ma oramai, raga, non lo voglio manco più sapere, eh. No, no, sto bene così, grazie. Sto benissimo così. Cioè, ormai ho paura di vedere queste cose. Chissà cosa tireranno fuori. No, per non farlo andare giù. No, mamma. Vabbè, qua ci può stare. Ci può stare. Qui almeno non hanno usato cose chimiche. Allora, ecco qua. Già una pizza. Trappano di mezzo, viti. Per? Ma cos'è? Per farla girare, credo. Cos'è? Colla? Non ho fatto in tempo a leggere. Penso che sia colla, sicuramente. No, raga. Oh, ragazzi, non ditemi che è per la mozzarella, così quando la tiri su. Vabbè. Oh, però questo, oh, questa spacca, eh. No, no, no. Sinceri, questa mi è piaciuta un botto. No, no, un attimo, che la devo assolutamente rivedere. Guardate, è ingegnoso. Ci sta. Questa mi è piaciuta, no, no, tanta roba, eh. Cubetti di plastica. Sai, raga, io non mi sento bene. Non mi sento bene, raga. No, vabbè. Ragazzi, d'ora in poi, quando guarderò pure una Ferrari che passa davanti a me, cioè, secondo me è fake, capito? Qualsiasi cosa inizierò a vederla con occhi diversi. Magari questo telefono qua, non so. Boh, forse è fake. Poi, che cos'altro? Questo telecomandino, non so. Forse magari è fake. Cioè, qualsiasi cosa adesso. Manco i cubetti di ghiaccio. Infatti sono cubetti di plastica. Boh. Ma io dove ho vissuto fino ad oggi? Io non lo so. Ma che cosa ci hanno messo sopra? Cosa ci hanno messo sopra, raga? Oh, mamma mia! Ma che cosa sto vedendo? Guardate la differenza pure! No, vabbè! Com'è possibile? Oh, manco un cibo normale, eh? Anzi, no, l'unico. Quello con la zuppa. Quello è stato l'unico che magari ci hanno messo qualcosa sotto per non farlo sprofondare e su quello ci può stare un botto. Ma il resto? Niente! Nada! Abbiamo una torta. Chissà cosa mi tirerai fuori. No, vabbè, raga. E per rendere più lucide. Sì! Bastava color correction, ma sono dettagli. No. Ecco, no! No, 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 no. Allora, prima quando li ho visti io non erano così. Non erano così. Cioè, dai. Tra un po' sembra che ci sia la muffa lì sopra. No, 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 no. Stavolta, ragazzi, per il mio... È finta questa. Qua... Qua ci hanno voluto fregare. Ma noi, ragazzi, siamo molto più furbi. Molto di più. Ok, abbiamo Biancaneve. Cosa ci farai, Biancaneve? Che pubblicità farai? Allora, ok. Ok, faccio vedere il segreto. Ma che cos'è? Ah, no, è cera! Vabbè, raga, con della cera lo fanno. Guardate com'è cambiata. Oh, gli danno un effetto veramente figo. Hamburger. E fa l'impronta della griglia. E funziona? Ma cosa sto vedendo? Guarda. No, ragazzi, guardate che bel panino. Se tu lo vai a mordere, cioè, ti cadono tutti i denti. Casomai c'è del metallo. Ovviamente il real, guarda lì. Ma vai tranquillo che il real, anche se da vedere è più bruttino, è molto più buono da mangiare, 100%. Spugna con dei stuzzicadenti. Ma che cosa ci volete fare, ragazzi? Patatine? No, vabbè. E poi? Cioè, li dovete mettere nella scatolina? No, ma non penso. Cosa ci faranno? E li dovranno mettere nella scatolina! No, vabbè, raga, guardate che belle da vedere! No, vabbè, raga, ma sono bellissime! No, vabbè, io non ci credo. D'ora in poi, ogni volta che vedrete quella pubblicità lì, ricordatevi che c'è della spugna all'interno. No, io non lo so. No, ragazzi, basta, basta, basta. Basta così. E perciò, noi ragazzi, per vedere la fine di questa reaction, se vi è piaciuta lasciatemi un like, un commento magari, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di tutta questa roba qua. Perché ragazzi, non ho più parole. Noi, raga, ci vediamo al prossimo reaction. Bella, raga.